Mi piace pensare che alla fine ce la faremo, per il semplice motivo che ce la stiamo già facendo. E devo ringraziare questi sorrisi pieni di speranza, queste anime apparse da ogni parte del mondo per tendere una mano a chi la tragedia l'ha vissuta. Le case sono state distrutte, i beni sono stati spazzati via e il futuro è incerto. Ma in mezzo a quella devastazione ci sono sorrisi che nascono dalla profonda consapevolezza che, nonostante tutto, stanno affrontando insieme la situazione. Anche se hanno perso tutto, si aiutano a vicenda, offrendo una spalla su cui piangere, una mano tesa per aiutare a rialzarsi, condividendo quello che gli è rimasto con chi è corso il loro aiuto. I loro sorrisi e le loro azioni sono il simbolo di speranza, un richiamo all'umanità che risiede in ognuno di noi. Compagni di volontariato qua, compagno di fango. Pieno. Volevo mettermi gli stivali, volevo mettere gli stivali quelli così, meno male che mi sono messo questo. È un casino. Che ora iniziamo domani, Ruben? Dimmi tu, io sono qua domani, a che ora? Alle 9. Oh, alle 9 con calma quindi, meno male. Alle 9, dai. Domenica. Alle 9, domani alle 9 qua. Finiamo, casa di Ruben. Altri ragazzi, grandi ragazzi. Ragazzi, venite a spalare a Faenza, che qua è una spa, ragazzi, è una spa, fidatevi, è una spa. Dai, venite a spalare, e più siamo, prima finiamo. Vieni, grazie per chi mille. Ha lavorato, ti lasciamo con gli la ricompensa. Grazie no, mille. No, ma io non li uso. Ah, ce l'ho lì, fanno i panini, ah, cazzo. Ma c'è anche cibo lì dentro? Sì, tieni da mangiare. Allora, grazie mille. Tieni. Grazie mille, ragazzi. Ragazzi, veloci che le birre finiscono.